Allora, tenetevi forte, perché questa è una puntata con degli ospiti che nessuna trasmissione calcistica può avere. Cominciamo, saranno due allenatori sulla cresta dell'onda. L'allenatore del Varese, Giuseppe Sannino. Accomodati pure. Allora, vediamo subito una breve scheda di Giuseppe Sannino, allenatore del Varese, che oggi ha vinto 3-1 contro la Pro Patria. Allora, nome Giuseppe, cognome Sannino, squadra Varese, maestro al quale si ispira Hidding per gli schemi, Spalletti per i capelli, molto bene. Pensa che i giocatori possano fare sesso prima delle gare? Sì, però non con lui. Va bene, molto bene. Abbiamo una piccola... Allora, prossimo ospite... Nonostante la sconfitta col Varese 3-1, lui ha voluto essere qui perché è un uomo di sport, un uomo dotato di grande senso dell'ironia. Vincenzo Cosco, allenatore della Pro Patria. Grazie Vincenzo, molto sportivo, accomodati pure lì. Vediamo subito la scheda di Vincenzo Cosco. Allora, cosa dicono di lui? I suoi amici dicono che... Ah no, Vincenzo Cosco, squadra, cosa dicono di lui? Gli amici dicono che è l'erede di Mourinho, i nemici dicono che è l'erede di Donadoni. Pensa che i giocatori possano fare sesso prima delle gare? Sì, però non tra di loro. Vabbè, molto bene, Vincenzo Cosco. L'opinionista principe di Gnocca Show, Paolino Tramezzali. Paolino, che partita hai visto oggi? Oggi giravo un po' canale, sai, con l'HD ho un pochettino di problemi. A parte che è carissimo. Cosa? Cosa stai dicendo? Dai, sei su Sky. Ah, siamo Sky, scusa, mi ero confuso. Non ho visto niente, Gene. Non hai visto niente? Però non eri in programma questa domanda. Scusa, ma Pro Patria Varese l'hai vista? Però in collegamento telefonico con il direttore sportivo. Una con gran Nella, partita, sì. Mi hanno detto. Vedremo un sacco Chiedilo di spezzoni. Chiedilo a Vincenzo se è stata una grande partita. Beh, vabbè, ma loro si sa che sono scarsi. Poi tra quando il loro presidente vuol prendere il Torino, no? Quindi voi praticamente non vi resta che le briciole, no? No, no. Il direttore sportivo cosa dice? Prende il Torino, presidente? Ma come? Ma non sapete mai niente? Ma se non lo sapete voi che ci siete dentro in società? Allora, vediamo la scheda di Paolino. Che scheda è? La scheda di Paolino. Tramezzani, è certo. Circonferenza pettorali, 5 metri e mezzo. Professione principale, modello per parrucchieri. Secondo lavoro, collaudatore di stagiste Sky. Molto bene, molto bene, molto bene.